Mercato americano in ripresa e spinto dal buon andamento dell'economia americana, ma c'è l'incertezza legata all'anno elettorale. Zadid Studio interpreta le lastre di Iris Group con Poesis Materie. Il 14 e il 15 maggio al Pala Cheope di Casalgrande All for Tiles B2B, convegni e tavole rotonde. Ben ritrovati con Ceramicand Amici da Roberto Caroli e Daniela D'Angeli. Ben ritrovati con il programma che spazia a 360 gradi sul mondo ceramico, ma non solo, nella settimana che precede il nostro grande evento dell'anno, cioè All for Tiles, che si terrà a Casalgrande, al Pala Cheope, il 14 e 15, martedì e mercoledì della prossima settimana. Che dire, io dovrei parlarvi di questione morale, sembrava sepolta, sembrava non esistesse più nella classe politica italiana dopo il passaggio dalla prima alla seconda repubblica, ma non vi parlerò di questo, non vi parlerò delle tangenti, della corruzione elettorale pugliese, di quella piemontese e negli ultimi giorni di quella ligure. Voglio parlarvi invece di un argomento che a me sta a cuore, che non è la parte peggiore della vita, è qualcosa che rinasce, è la massima espressione della verità. Prima o poi la verità viene a galla. Sto parlando del dipinto del Caravaggio, il 60° che è stato scoperto in Spagna. Pensate, Ecce Homo, questo quadro di 111 cm per 60 che era stato battuto a 1.500 euro, poi ha catturato l'attenzione degli esperti, è stata fatta una perizia, 2 anni di studi, 2 anni di ricerche per arrivare alla conclusione che è unanime, cioè quello è un quadro del Caravaggio, Ecce Homo. È stato acquistato, pensate un po', per la cifra di 36 milioni di euro, quando ne costava 1.500. La Spagna non ha esercitato il diritto di prelazione e quindi oggi questo quadro è di proprietà di un inglese. Concesso per 9 mesi al Museo di Madrid, arriverà in Italia l'anno prossimo e saremo tutti a Roma nel marzo del 2025 in occasione della mostra sul Caravaggio per vedere da vicino questa meraviglia, la 60° di Caravaggio. La definirei una piccola grande meraviglia, visto che è 1,10 m x 60, perché è un quadro piccolino, forse addirittura era un quadro da viaggio, chissà. Ma Caravaggio sì, ha dipinto quadri anche di dimensioni superiori, però parecchi stavano sotto il metro, e questo non fa eccezione. E quindi di cosa veniamo a parlare oggi? Beh, oggi veniamo a parlare di America, si è conclusa da poco la fiera internazionale in quelle di Atlanta, stiamo parlando del mercato americano, vediamo il servizio. L'edizione numero 34 di Coverings si è tenuta ad Atlanta nel pieno del clima elettorale, con gli Stati Uniti divisi tra i due grandi vecchi, Biden per i democratici e Trump per il partito repubblicano. Al momento l'economia americana è in buona salute e questo, sulla carta, potrebbe premiare il presidente uscente. Nel 2023 nel paese a stelle e strisce l'economia è cresciuta del 2,5%, ben oltre le aspettative, staccando le altre economie avanzate, Eurozona, Giappone, Gran Bretagna. È probabile che, seppure in misura minore, nel 2024 avvenga lo stesso. Il Fondo Monetario Internazionale e la Commissione Europea prevedono infatti per gli Stati Uniti una crescita del 2,1%. In campagna elettorale di solito l'economia è in miglioramento, il primo dato significativo che si percepisce è che c'è una disoccupazione che è poco superiore al 3%, quindi già abbastanza sotto quelli che sono i limiti fisiologici della disoccupazione. Quest'anno la fiera cade nell'anno elettorale e tutte le volte che succede ci interroghiamo su come potrà essere, sia a nostro favore o meno, questa situazione specifica. Nel passato abbiamo visto che è cambiato relativamente poco,
perché c'è un effetto immediato di reazione se vince la parte repubblicana, ma poi non è neanche più un fatto repubblicano o democratico. È il programma e i primi mesi come il presidente decide di indirizzarli che può determinare un abbrivio più o meno importante. Ma nel medio termine, fino ad oggi, abbiamo visto che è cambiato relativamente poco. Cosa possiamo dire? Che importante è non tanto chi vince, ma la politica che determinerà e che vorrà fare quel presidente. Se è una politica espansiva, se è una politica di supporto all'economia americana e quindi a tutti quelli che sono gli asset anche produttivi degli Stati Uniti, o se è una politica monetarista, dipende da quella che sarà l'indirizzo. Quindi non ne farei una questione derivante, dipendente dall'anno elettorale, dipende dal presidente nuovo che tipo di orientamento avrà nel sostenere l'economia americana. La mia esperienza in qualsiasi paese del mondo, non solo negli Stati Uniti, gli anni elettorali sono sempre stati degli anni di attesa, non negativi e non particolarmente positivi, però sono stati degli anni in attesa perché la gente, che poi magari si sa già chi potrebbe andare su, forse qua no, però la gente sta un po' sul chi va là e poi dopo le cose possono eventualmente migliorare o peggiorare, però sono anni di attesa. Il fatto che abbiamo iniziato il covering, questo covering in anno elettorale, credo che fondamentalmente al momento non cambia assolutamente nulla, nel senso che le elezioni ci saranno più avanti e quindi credo che tutto sommato sia una variabile non in qualche modo significativa. Questa fiera si svolge nell'anno elettorale negli Stati Uniti, però sinceramente per noi comunque l'approccio al mercato e le condizioni che stiamo trovando sono sostanzialmente inalterate rispetto al passato. È sicuramente una fiera che può dare dei buoni risultati per Marca Corona. Meno buone le notizie relative all'edilizia residenziale, in flessione per il secondo anno consecutivo. Nel 2023 il numero di nuove unità abitative è sceso a 1,41 milioni di unità, numeri che si ripercuotono anche sulle vendite delle superfici ceramiche. Il mercato americano, da nostri dati, è in discesa, ma ci sono segnali di positività come l'aumento delle licenze edilizie, come l'incremento degli interscambi immobiliari. Questo fa pensare che sia il primo mercato che può riprendersi dopo la crisi di vendita. In un contesto come quello attuale, dove il mercato americano diventa particolarmente prezioso per tutti i produttori europei, in modo particolare visto che in Europa la congiuntura non è assolutamente positiva, il mercato americano prende un'importanza migliore, più grande, sempre più necessaria, no? Quindi per le aziende italiane il mercato americano è diventato senza dubbio fondamentale, dove ci contraddistinguiamo anche in questa fiera con una cifra di ricerca e di carattere stilistico che fa ancora la differenza. La fiera quindi del coverings aiuta a favorire questo confronto e fin tanto che noi questo confronto lo vinciamo giocando a carte scoperte abbiamo un vantaggio importante che la fiera genera per il Made in Italy. Il mercato americano è sicuramente meno vivace del solito, ma la possibilità che abbiamo noi come azienda di puntare anche su una tipologia di prodotti che è particolarmente adatta al mercato ci permette di muoverci comunque con delle buonissime possibilità per il futuro. Le medie sono fatte di alti e bassi, quindi al momento per noi il dato significativo sul mercato americano è, devo dire, positivo proprio. Mercato americano sicuramente per la questione delle elezioni è meno vivace del solito, però io ho visto dell'interesse, la gente si interessa,
cambiato un po' il modo di fare business, perché adesso vengono, guardano, si informano e poi vogliono che uno torni a presentargli il materiale. È diventato un po' più selettivo, diciamo, però alla fine l'interesse c'è. In attesa di ritornare al covering, in attesa di riparlarvi del mercato americano delle superfici ceramiche, veniamo a casa nostra, al nostro evento Daniela All for Tiles. Sì, il nostro B2B che quest'anno si tiene il 14-15 maggio e quindi martedì e mercoledì della prossima settimana al Palacheope di Casalgrande. Beh, io ho una mappa qui con me che adesso verrà anche ripresa dalla telecamera e ci farà questa cortesia, perché abbiamo la possibilità anche di aiutare chi dovrà venire al Palacheope a parcheggiare con più facilità. Ci sono due parcheggi, li vedete nell'immagine che sta andando in onda, e abbiamo una navetta, più di una in realtà, che fa la spola tra l'uno e l'altro per accompagnare al Palacheope. Questo naturalmente vale nel momento in cui ci fosse tanta affluenza, che il parcheggio del Palacheope, che è già abbastanza capiente, non fosse sufficiente. Anche perché i parcheggi a ridosso del Palacheope sono messi a disposizione delle 40 aziende che si occuperanno del B2B, nonché dei relatori. Quelli invece dei visitatori sono parcheggi che abbiamo studiato, come diceva Daniela, sulla via provinciale 467 di fronte al distributore dell'Agip e uno nei pressi del cimitero di Casalgrande. Quindi ci saranno due navette in 4 minuti che vi accompagneranno al Palacheope. Ma ora è il momento di tornare all'America. I dati di vendita delle superfici ceramiche fotografano un 2023 con un calo del consumo di piastrelle del 7,3%. Le importazioni si sono fermate a 185,8 milioni di metri quadrati, in flessione dell'8,4% sull'anno precedente. In volume la quota di mercato coperta dalla produzione nazionale è salita dal 28,9% al 29,8%. L'India è il maggiore esportatore di piastrelle negli Stati Uniti, ha sorpassato la Spagna, che deteneva il primato dal 2020, al terzo posto il Messico. L'Italia è solo quarta, ma siamo ancora primi in valore. Questo però non basta alle nostre aziende, come conferma il presidente Savorani. Dobbiamo muoversi perché in questo tipo di perdita di quota di mercato c'è dentro da un lato un discorso di competitività sui prezzi, dall'altro c'è dentro anche una forte spinta legata al dumping che viene perpetrato soprattutto dall'India in questo momento. Siamo intervenuti insieme ai nostri colleghi produttori americani e spagnoli ed è già stata depositata una domanda di dazi antidumping nei confronti dei produttori indiani, come 5 anni fa fu fatto sui produttori cinesi. Il Made in Italy è ancora un grande vantaggio sul mercato americano, ma forse non basta più. Essere Made in Italy per vendere sul mercato degli Stati Uniti è un vantaggio, diciamo che non è sufficiente. Bisogna portare dei prodotti fatti in una certa maniera, che abbiano una certa... Noi abbiamo dei grossi problemi con vari concorrenti che hanno dei prezzi estremamente bassi, estremamente bassi un terzo, un quarto, un quinto, quindi se tu non presenti della roba che sia proprio veramente diversa dal solito, è che abbia l'impronta del Made in Italy, che quello lì è sicuramente aiuta, ma non basta. Si
sicuramente essere made in Italy è molto importante, ma bisogna anche avere un pensiero creativo adatto e targetizzato sul paese e sui quelli che sono i gusti comunque del pubblico a cui ci rivolgiamo, ovviamente. Però sicuramente ci dà una buona leva da cui partire. La nostra azienda è, credo, tra i primi 5 o 6 player del settore, ovviamente italiano, è l'unica che ha deciso di non fare investimenti e produrre negli Stati Uniti. Made in Italy al 100%, noi addirittura siamo made in Imola, nel senso che produciamo nel raggio di 30 km da Imola, da ovunque. Quindi per noi il made in Italy è fondamentale. Il made in Italy può essere importante nel mondo dell'interior design raffinato, nel mondo dell'architettura di livello, in un mercato dove il prezzo ha sempre fatto la differenza. Su questo mercato dobbiamo venirci competitivi e dobbiamo migliorare la nostra competitività in termini anche di costi. Quindi tutto ciò che sta succedendo in Europa per disposizioni ideologiche non fa altro che peggiorare la nostra competitività. Voglio sottolineare, peggiora soprattutto la competitività delle piccole e medie imprese. E dunque il gusto italiano, interpretato in chiave americana, porta ancora qualche vantaggio a chi vuole vendere le proprie superfici oltreoceano. Sicuramente il gusto americano rimane il gusto americano. Magari si sta tentando di unificare un po' le mode, però qua i colori sono diversi che da noi. I colori qua amano molto le pietre. C'è già una differenza tra America e Canada, cioè per esempio in America vogliono della roba più forte, più wow, che uno possa dire ah cos'è, da altre parti vogliono della roba più soft. In Europa sicuramente la roba forte si fa molta fatica a venderla, poi ci sono altri mercati, però è sempre un mercato diverso rispetto a quello europeo, di gusto. Arca Corona porta quest'anno a Coverings 2024 tre diverse collezioni. Abbiamo un effetto pietra contemporaneo, la collezione Artigeo, che si sviluppa su formati medio-grandi, ma comunque con un piccolo formato chevron a dargli un po' un taglio, tra virgolette, adatto al mercato degli Stati Uniti. Una collezione ad effetto legno, con una superficie particolarmente profonda, dall'effetto particolarmente realistico, che sviluppa su colorazioni anche medio-scure, cosa che ultimamente si è vista sempre meno, ma che sta risultando sempre più popolare. E poi un formato sicuramente particolare, un 7,5-60, pensato in una gamma di 9 colori, che è quello che vedete alle mie spalle, e che sicuramente è quello che sta riscuotendo l'interesse maggiore, proprio perché è tipicamente adatto al mercato degli Stati Uniti. Normalmente a Covering quasi integralmente ripresentiamo il lavoro del Cersaie, per il fatto semplicissimo che non tutti i distributori americani vengono sempre al Cersaie. Quest'anno abbiamo fatto uno strappo alla regola, abbiamo scommesso in qualche modo ancora una volta su questo mercato, presentando tre progetti nuovi, che sono tre progetti in uno in realtà, che vedete poi anche alle mie spalle. E devo dire che i risultati, nel senso il gradimento da parte dei nostri interlocutori, è stato assolutamente ottimo proprio. È un Coverings che chiude i battenti anche quest'anno con una bella notizia, cioè lo avrete appreso, cioè il fatto che gli Stati Uniti stiano pensando ad un'azione anti-dumping nei confronti delle ceramiche indiane, questo fa ben sperare
per il futuro di quel mercato. Certamente le aziende favorite saranno quelle che si trovano nel Tennessee, ma ci sarà spazio e un occhio di riguardo anche per le ceramiche italiane, quelle che devono raggiungere gli Stati Uniti utilizzando la logistica a disposizione. A proposito di dumping, mi si accende una lampadina, ne parleremo in uno dei convegni di All for Tiles. Sì, di questo argomento ne parleremo con l'onorevole Elisabetta Gualmini, che è a capo del Forum Europeo della Ceramica, ne parleremo col direttore di Confindustria Ceramica Armando Caffiero e con Graziano Verdi, amministratore delegato di Italcer. È una valida occasione per fare il punto, no? Ci sono azioni antidumping in Europa, ci sono azioni antidumping negli Stati Uniti, ci chiederemo, ci interrogheremo se la politica, se e quanto la politica possa essere importante per i produttori di ceramica, ma non è l'unico talk, così lo abbiamo definito, ci sarà spazio anche per l'ingegner Canotti e per Emilio Mussini, che parleranno di inflazione, di come ha impattato l'inflazione, come sta impattando sul settore della ceramica. Ma poi la tavola rotonda della prima giornata, apriremo la nostra manifestazione con la logistica, ne parleremo con politici, con il vice ministro Galeazzo Bignami, ne parleremo con l'assessore Corsini, con il presidente di Confindustria Ceramica. Nel pomeriggio l'economia, la pagina economica con Forchielli, con Carlo Cottarelli e con un importante amministratore, con un importante dirigente del Banco BPM. Io mi fermerei qui, Daniela, al momento per mandare in onda un servizio che riguarda il gruppo Ceramiche Iris e le sue superfici ceramiche. Vediamo. Per il Fuorisalone 2024, Zadi Design ha interpretato le lastre di Iris Ceramica Group, dando vita all'installazione Poesies Materie. L'idea nasce da un concept design di Zadi Design di Londra e il loro team, e l'idea era quella di coniugare il design con la materia e quindi di creare questa poesia della materia in un'installazione che la rende fluida, versatile e che vuole invitare proprio attraverso questa fluidità a non fermarsi, a continuare a camminare e soprattutto a esplorare l'installazione valutando diversi punti di vista che l'installazione permette di avere da angolazioni differenti durante il fluido percorso. It was amazing for us to have the opportunity to work in a public space in Duomo context, and the inspiration came from nature. Nature, and we have it is all the forces, so it can be fire and earth, which is what ceramic is made from, but it's also water, and water defining sinuous lines. So with those sinuous lines we created a maze in a point of connecting people that will explore. You can walk around, but you can walk through, so triggering the interest of this movement to keep going, to discover different and unexpected views of the curved lines. Sì, diciamo che Zadi Design si è innamorata un po' del nostro materiale e soprattutto della nostra mentalità, cioè dell'idea di vedere la ceramica non come un prodotto finito, ma come una materia da sperimentare e con cui sperimentare, quindi realizzare installazioni che fossero anche sfidanti e utilizzarla. Per esempio qua ci sono molti utilizzi con la materia curvata e quindi piegata in qualche modo. Loro sono partiti da un'idea, ma l'idea in realtà è cambiata molto mentre la svisceravamo insieme, quindi c'è stato un contributo fondamentale anche del nostro team di marketing e comunicazione nel realizzare poi qualcosa che fosse anche ingegneristicamente possibile, ma soprattutto molto nuovo ed esclusivo. Ceramic, it has loads of potential and I hope still some to be discovered. It is versatile, multi-use, it's beautiful and it is sustainable.
It's the perfect for our moment of time now. At this point, our first project we already challenge us as design, but we challenge them. And this is where we have the large scale curved slab. So from there on, we would be really interested to see what it could be next. Nella settimana del design ha debuttato anche la ICG Gallery, completamente rinnovata. Nella galleria i valori di cui si fa portavoce il gruppo prendono forma, colore e consistenza. C'è un'altra news importante della settimana. Confindustria Ceramica ha comunicato il nome del nuovo presidente di Confindustria Ceramica che seguirà a Giovanni Savorani. Lui è Augusto Ciarrocchi, è alla guida di Ceramica Flaminia, viene dal centro Italia, dalla zona di Civita Castellana. È laureato in giurisprudenza, ha una lunga esperienza in Confindustria, è da tanti anni in questo settore, alla guida di Ceramica Flaminia. Con lui ci saranno in squadra i vicepresidenti Vittorio Borelli, Luigi Di Carlantonio, Giorgio Romani, Alberto Selmi e Graziano Verdi. Ne approfitto, Roberto, per dire che noi avremo sul palco quasi tutti i vicepresidenti, perché All for Tiles avremo Giorgio Romani, avremo Alberto Selmi e anche Graziano Verdi. Oltre agli imprenditori che si occupano di macchine per ceramica, e questo è un assist che vi dai per parlarvi della seconda giornata di All for Tiles. Apriremo i battenti parlando di geopolitica. Ci sono due paesi che sono non importanti, importantissimi per il nostro settore, da una parte l'Ucraina e dall'altra il Fespato turco. Ne parleremo con il dottor Fabbri, esperto di geopolitica, ma non solo lui. E poi nel pomeriggio direi la tavola rotonda sul idrogeno tra utopia e realtà, ma anche numerosi talk. Ci sarà l'incontro con l'assessore Colla e l'imprenditore Franco Stefani, anche perché mi piace questa idea di mettere a confronto un grande imprenditore con un politico della nostra regione per interrogarci su come possono cambiare i rapporti tra politica e impresa. Il fatto che ci sia un andamento, diciamo, di centro-sinistra, un governo di centro-sinistra nella nostra regione e un governo di centro-destra diciamo nel governo nazionale, ma altri talk immagino. Ce ne sono altri e vi invitiamo a scoprirli sul sito allfortiles.it, dove c'è tutto il programma, ma soprattutto andate sul sito ad iscrivervi, perché chiaramente l'ingresso è libero, ma dovete registrarvi. Anche perché chi si registra accede, diciamo così, al parterre dell'Arena Convegni, chi non si iscrive si dovrà accomodare nelle tribune del Palazzetto dello Sport. Anche quest'oggi il nostro tempo, Roberto, è finito. Bene, quindi l'appuntamento è con All for Tiles martedì e mercoledì della prossima settimana, in presenza, ci vedremo in presenza, mentre in TV dovrete attendere mercoledì della prossima settimana. Grazie, arrivederci alla prossima settimana.